Dottor Gronchi, dunque lei ha una lunghissima carriera bancaria, ora è amministratore delegato della Casa dei Pame di San Miniato che si sta espandendo con anche l'apertura a Lucca recente, circa un anno fa. E come si può collocare questo momento delicato della crisi? Delicato per certi sensi, perché guardi che la banca, come lei sa, tarda a reperire denaro per darlo ai clienti, molto meno di prima gli impieghi. Dall'altra parte c'è il denaro a basso costo, come ha indicato Draghi, durerà per lungo tempo questa politica, e dall'altra ancora c'è la Borsa di Milano che ha raggiunto i massimi degli ultimi 2 anni. Non c'è un po' di contraddizione? Forse gli investitori hanno una scommessa nel futuro. Ma diciamo, sono indubbiamente tempi di incertezza. Dal punto di vista finanziario, l'ha già detto lei, la politica espansiva della Banca Centrale Europea ha agevolato un ribasso dei tassi di interesse che ha premiato tutte le nazioni europee, è chiaro, anche le banche italiane. Il profilo per me è ancora positivo, sia per quanto riguarda il reddito fisso, sia per quanto riguarda il reddito azionario. E quindi sotto questo profilo la finanza ci lascia sufficientemente tranquilli. Rischi degli investimenti azionari, ma niente di più. Il resto invece, l'incertezza è ancora più grande. Da un punto di vista dell'economia reale ci sono timidi segnali, ma stanno premiando le aziende che esportano, cioè quelle che sono vocate all'esportazione sui mercati internazionali. Per loro la domanda, il commercio mondiale è positivo. Le aziende viceversa che si riferiscono all'interno, è chiaro che la stagnazione dei consumi da una parte, la disoccupazione che non fa che accentuare, e questo crea molte incertezze. È presto per dire se siamo fuori dalla crisi, ma segnali positivi ci sono. Ecco, nonostante che il debito pubblico sia a livelli record, quindi è un po', diciamo così, l'andamento azionario è scollegato da ciò che la politica sta non facendo. Sì, sono due cose diverse. L'azionario sta godendo di quello che è l'abbondanza della liquidità che la Banca Centrale Europea ha immesso sul mercato, ma non solo la Banca Centrale Europea, anche la Fed, anche se ora comincia leggermente a restringere, niente di più. È l'economia reale, viceversa, quella che dovrebbe provocare investimenti, aumento dei consumi, e lì invece ci sono ancora tante nubi all'orizzonte. Quindi lei ora è amministratore delegato di una banca importante del territorio, una delle più importanti. Qual è la politica delle banche ora del territorio per cercare di far uscire il paese dalla crisi? Ma la nostra politica è che tutto sommato stiamo ancora incrementando gli impieghi. Anno su anno, cioè mese di novembre confrontato mese di novembre, stiamo crescendo del 6%, che non è poco. Però notiamo che non c'è domanda di credito. La domanda di credito c'è più che altro sotto l'aspetto dell'immobiliare, delle costruzioni. E questo ancora, nell'incertezza che c'è, non stimola gli investimenti da parte delle banche. È chiaro quindi che il nostro aumento, più che a una richiesta maggiore, si deve all'espansione della nostra banca su aree nuove e potenziali. La Lucchesia, che lei ha citato, chiaramente è un'area che è sulla quale vogliamo investire, vogliamo essere presenti, e quindi l'espansione nostra si lega a questi fatti. E lei ha detto non c'è domanda di credito, questo è un fatto singolare però, come mai? Ma non è che sia singolare, ogni volta che c'è una crisi diminuisce il fatturato e quindi c'è meno bisogno di capitale circolante, questo è il punto. Hanno bisogno di capitale quelli che sono immobilizzati, ma indubbiamente sono quelli che destano più perplessità per l'investimento, e quindi in qualche modo a questi è la banca che non concede credito. Ma non è vero che sono tante le aziende produttive che non hanno credito, nei distretti tipici nostri, sia la pelle, il cuoio, sia la carta, le aziende che investono e sono orientate all'estero hanno il credito che chiedono, non ci sono restrizioni sotto questo profilo. E quindi diamo la parola di speranza. No, io sono molto positivo, è chiaro che tutto si giocherà
2015. 2014 è ancora un anno di transizione, però se il governo completa il pagamento degli arretrati con la pubblica amministrazione, quella è una buona spinta per la ripresa. Indubbiamente devono mantenere quello che hanno promesso. Grazie.